26esima domenica del tempo ordinario, domenica 25 settembre. Parleremo di due personaggi, il ricco e Pulone e Lazzaro. Parleremo quindi del paradiso. Buon ascolto. Il Vangelo di Luca, oggi al capitolo 16, ci parla di una parabola che conosciamo benissimo, quella del ricco e Pulone, cosiddetto, e di Lazzaro, il povero. Sono due personaggi che vivono uno a fianco all'altro, ma li separa un abisso. Un abisso perché il ricco non considera il povero, che attende soltanto le briciole del ricco che mangia la sua mensa e non dà nulla a questo uomo, che poi racconta la parabola di Gesù, muore e va nelle braccia di Abramo, cioè va in paradiso. Muore anche questo ricco e questa volta però non va nelle braccia di Abramo, ma va a quello che noi chiamiamo l'inferno, e li separa un abisso. Ecco, in qualche modo questo abisso, questa distanza che c'è sulla terra, si riproduce in cielo. È molto interessante questo, come è molto interessante il fatto che il ricco non ha un nome, viene chiamato ricco da Gesù. Le persone che non hanno carità, che non hanno amore, che non hanno relazione, non hanno nome, sono destinate a finire in un inferno di solitudine fondamentalmente, mentre il povero ha il nome di Lazzaro. Ecco, interessante questa questione del nome come la questione dell'abisso. Quello che noi viviamo sulla terra, quello che noi produciamo attraverso la nostra vita, il nostro pensiero, le nostre azioni sulla terra, si riproduce in cielo. L'amore, la carità, che fondamentalmente è relazione e dono di noi stessi, nella terra crea relazioni, crea affidamento, crea reciprocità, crea amore, e questo amore si riproduce in cielo. Ecco, cosa ci dice la parabola di oggi? Ci dice che noi ci costruiamo in terra. Ci costruiamo in terra una vita fatta di amore, una vita fatta di accoglienza, una vita fatta di adempimento anche ai doveri quotidiani che sono di amore. Pensiamo a cucinare, lavare, pensiamo accudire le persone che stanno male, educare i figli, pensiamo vivere la propria fede nella preghiera. Ecco, tutto questo è relazione che ci costituisce e che ci prepara poi ad essere accolti nelle braccia di Abramo. Al contrario, chi questo non vive, e vive in maniera autoreferenziale in qualche modo, ecco, non è destinato alla compagnia dei santi. Ecco, questo ci responsabilizza molto e ci dice, e ci richiama anche un esame di coscienza, dove sono io oggi? Amo? Non amo? Ecco, c'è sempre tempo per riaffidarci al Signore nella fede e nell'amore. Buona domenica.